La prima lezione, che è nata come l'antica storia del cielo, ma è fondamentalmente una storia sull'astronomia, per cui ieri è durato un'ora e mezza, ragazzi, ma perché faremo più di 5.000 anni di storia, quindi è una passeggiatina. Ma 5.000 schede. 5.000 anni. Per cui, soprattutto la parte vecchia, la parte nuova l'ho condensata molto succintamente, perché poi farà parte di altre lezioni. Ma vediamo un attimo che cosa è successo 5.000 anni fa. Quindi partiamo dal Egizi, Assiri, Babilonesi, Greci, fino ai Greci, che sono fondamentali nella storia della cultura scientifica dell'Occidente, Copernico, Tycho Brahe, Keplero, fino ad arrivare a Galileo, e poi c'è stato il salto fino ad arrivare all'astronomia moderna. Siamo partiti da dove? Ma semplicemente dal fatto che gli antichi, che di tutto avevano tranne l'ignoranza, perché osservavano, la cosa differente rispetto agli antichi greci, che gli antichi greci osservavano e hanno cominciato a chiedersi il perché, cosa che assiri, babilonesi, i cinesi scrivevano, osservavano, abbiamo visto, non si sono mai chiesti il perché. Quindi, siccome non erano scemi e soprattutto non avevano il nostro problema di inquinamento luminoso, il tempo che era, poi soprattutto egizi, assiro, babilonesi, i tempi e il clima era leggermente diverso, per cui il cielo stellato era assolutamente magnifico, cominciavano ad osservarlo e si erano resi conto che i movimenti delle stelle cambiavano, ma erano un ciclo ripetuto. Per cui, per loro era importante quel ciclo ripetuto, perché? Perché in base a quel ciclo ripetuto, poi soprattutto chi aveva la preveggenza, chi aveva la conoscenza, erano i sacerdoti, perché all'epoca era quello il centro di potere, per la semina, poi lo vedremo con gli antichi egizi, la preparazione del terreno ovviamente per le semine, per le attività religiose e per altre attività. Per cui hanno iniziato, dice, ok, tutti gli anni il cielo ritorna, cominciamo a costruire un nostro calendario. In base a che cosa? Soprattutto, e ci sarà, non mi ricordo se qua, la cosa importante che infatti è, aspetta, eccolo qua, sì. Voi vedrete in alcune, il solstizio d'inverno. Il solstizio per gli antichi è stato fondamentale, soprattutto quello d'inverno. Il solstizio, sono due, d'estate e d'inverno, il solstizio d'inverno è il momento in cui il sole è più basso all'orizzonte. Per cui comincia a fare freddo, è d'inverno, faceva freddo. Di conseguenza, dal punto di vista religioso, oh ragazzi, il sole scende ancora, adoriamolo e facciamo in modo che sacrifici umani, quello abbiamo soprattutto nell'America Latina, Maya, Azteche, eccetera, che il sole ricominci a risalire. Vabbè, andiamo avanti così. Per cui il solstizio d'inverno sarà fondamentale. 5.200 anni fa. Monumenti. L'ho visto. Sei cornutato. Io no, in Irlanda ci sono stato, ma non. Questa
chiaramente è stata non ricostruita ma ripulita, eccetera, è una tomba che ha più di 3200 anni fa, quindi siamo nel 2000, quindi nel 3200 avanti Cristo, quindi siamo 5000 anni fa, ed è più antica delle piramidi e più antica di Stonehenge. Che cosa ha di particolare? Ha di particolare che, se la vedete, questa slide è la tomba sezionata dall'alto e questa invece è sezionata di traverso. È una tomba che ha seppelliti, ormai hanno trovato alcuni scheletri, 1, 2 e 3, alcuni scheletri, non 3, ne hanno trovati di più. L'apertura anticamente è stata bloccata, per cui non era più possibile accedere, ma una volta all'anno, al solstizio d'inverno, in questa apertura il sole entra e, guarda caso, il sole entra perfettamente andando ad illuminare la tomba centrale. I vivi non entravano, per cui era unicamente per i morti. E qualcuno dice è un caso, a me sui casi tanti ne vedremo, ma questo no. Quindi sapevano come costruire solstizio d'inverno, che era, ripeto, il punto per loro più importante, perché era quello più drammatico. Il sole più basso, se continua a scendere, non avremo più il sole. Un salto un pochettino, gli antichi egizi. Gli antichi egizi, sapete che quindi tutto lo sviluppo del regno d'Egitto è dovuto a questo che è il basso Egitto, mentre l'alto Egitto, la parte sotto, il faraone che aveva la corona con il basso Egitto, l'alto Egitto, finché gli ultimi hanno la doppia corona, erano consapevoli che la loro ricchezza era il granaio d'Europa, l'Europa di all'epoca, dovuta alle piene del Nilo. Il Nilo all'epoca, adesso non c'è più, non ci sono più le piene grazie alla diga di Assuan che ha bloccato tutto, ma le piene del Nilo portavano il famoso limo che irrorava e concimava tutti i campi, per cui già loro, gli egizi e la parte nobile, quindi soprattutto i sacerdoti, come aveva detto, che era la parte colta, erano loro che sapevano scrivere e leggere, chi scriveva erano i famosi scribi, ma avevano la conoscenza e sapevano come costruire i monumenti allineati alle loro divinità. Queste sono le tre piramidi della piana di Giza, in cui, e io sono d'accordo con una nostra che non c'è stasera, che dice sono costruite secondo la cintura di Orione. Io sono d'accordo con lei che non è vero, però ve la butto lì. Questo mito è una falsa credenza, ma che loro costruissero già i monumenti allineati secondo certe direzioni, tenete presente che sono 5000 anni fa, di conseguenza il cielo che vedevano era diverso, precessione degli equinozi, ne parleremo nella lezione delle precessioni, ma era diverso, ma erano allineati nord, sud, est, ovest, questo è assolutamente certo. I famosi obelischi li costruivano. Metà degli obelischi egiziani, ne abbiamo diversi a Roma, a Parigi, eccetera, sono egizi, ma li usavano come orologi solari. Costruivano quello in base al loro tempo e quindi suddividevano la giornata secondo certe intervalli. Già gli antichi egizi
ripeto, che non erano per niente scemi, avevano notato il ripetersi delle stelle, per cui avevano calcolato l'anno solare già 365 giorni, che loro dividevano, era più comodo, 12 mesi di 30 giorni l'uno. Siccome non tornavano, gli avevano aggiunto questi epagomeni, questi 5 giorni che portavano una sfiga secondo loro, ma per aggiungere. Ma questo perché? Perché loro avevano 3 stagioni di 4 mesi, 4 per 3, 12, e mi costruisce. Se qualcuno si diverte, ho riportato in dei geroglifici, quindi era l'inondazione che per loro era fondamentale. Partiva il ciclo della vita, per cui il loro calendario iniziava a giugno-luglio con Achet, l'inondazione, la semina e poi il raccolto. In base a che cosa si erano costruiti il calendario? In base alla stella Sirio. Stella Sirio, che è la stella più luminosa anche oggi del nostro firmamento, dopo il Sole ovviamente, la prima è il Sole. Sirio è visibilissima. È visibilissima se non ci fosse la nebbia, per cui la si vede. La levata iliaca, che vuol dire che Sirio sorge poco prima del sorgere del sole. Quando succedeva questo, era l'inizio, iniziavano le inondazioni del Nilo. Quindi il Nilo arrivava, allagava tutto, ricopriva di strati di mezzo metro di limo che concimava. Erano mica scemi gli egizi, no? Più è alta l'inondazione, più limo arriva, di conseguenza il raccolto sarà più alto. E di conseguenza, come fanno 4-5.000 anni dopo, e le tasse sono più alte. Tant'è vero che io ne ho visto un paio in Egitto, sono monumenti di 4.000 anni fa, avevano già all'epoca costruito i nilometri che davano un'idea dell'altezza delle inondazioni, in modo da poter calcolare più è alto l'inondazione, più arriva limo, più è il tuo raccolto e più paghi le tasse. E là sapete che si scherzava poco, se non paghi c'erano i coccodrilli sempre del Nilo che ci pensavano loro. Quindi la costruzione degli edifici orientati in direzione loro del sole, questo è Abu Simbel, il monumento più famoso, a parte le piramidi d'Egitto, che avrebbe dovuto essere allagato dal lago Nasser nel 1960 circa, grazie all'ONU che ha finanziato. L'Italia è stato uno di quelli che ha partecipato, e quindi il lavoro è tanto italiano. Questo monumento è stato tagliato in blocchi ed è stato ricostruito 280 metri in spostato e alzato di più di 60 metri, in modo che non fosse allagato. Risultato, un fenomeno che vedrete adesso, perché c'è un piccolo filmato, è spostato di circa 10-12 giorni, perché essendo più in alto, quindi l'inclinazione del sole, ma il monumento è dedicato al faraone Ramesses e alla moglie, che una volta tanto non è rappresentata, piccolina, ma era una delle statue, che era già quasi uno scandalo presso gli antichi egizi. Vediamo se me lo fa fare. Perché allora, aspetta,
una volta all'anno quello che succede è che, aspetta che lo becco, allora da lì non va, da qua, succede ancora oggi, è come... Alle prime luci dell'alba ecco che scende il buio all'interno del tempio, e un po' alla volta il sole comincia a fare la sua comparsa, investendo con i suoi raggi tre delle quattro statue presenti che raffigurano le divinità più importanti e va a illuminare. Io l'ho visto questo monumento, non ho visto questo perché è impossibile andare, ci sono 20 miliardi di persone, e illumina il sacrario in cui ci sono quattro statue, ve lo racconto io. Ci sono le quattro statue di Amon-Ra, del faraone e del dio Ra, illumina dio delle tenebre. Per circa mezz'ora sono illuminate le tre statue delle quattro, tranne, ne vedrete una completamente sinistra, che resta al buio, perché è il dio Ptah, che era il dio delle tenebre, per cui è giusto che rimanga al buio. Casuale? Ragazzi, no, assolutamente. Quindi sapevano come costruire, quindi le vedete, quindi dio Ptah, che ecco, vedi qua che non, vabbè, perché poi non mi fa più vedere, sei tu l'esperto, e non vedo più come mette, eccola qua, il dio Ptah, che è questo che resta all'ombra, gli altri è il faraone, Amon-Ra, Ramesses e il dio Ra. Benissimo, sapevano che cosa fare. La geometria, che dall'antico greco è misura della terra, geos è terra, metros misura, la geometria è nata dagli antichi egizi. Perché? Ma semplicemente arrivavano le inondazioni, mezzo metro, un metro di limo, tutti i terreni venivano coperti. Per cui bisognava, una volta andato via l'acqua, bisognava ricostruire i perimetri dei terreni, perché i proprietari del terreno, questo terreno è mio, ma qual è? Per cui la geometria, quindi la misura dei terreni, è nata con l'antico Egitto, ma proprio per motivi sempre tasse, perché c'ho questo terreno, c'hai tot, paga le tasse. Per cui sapevano come costruire, assolutamente, erano dei geometri perfetti, le misure delle piramidi è incredibile, e i loro famosi scribi, questo va bene, il papiro di Ramidda, ci sono dei problemi geometrici sui terreni, come dividerli, eccetera, lo sapevano fare. Saltiamo, neanche di poco e neanche di tanto, Assiri, Babilonesi, Sumeri e Caldei. Assiri, siamo tutti nella zona Tigri e Eufrate, quello che i giovani si studiavano alle elementari, che era la zona ricca perché c'era l'acqua. L'Egitto era ricco, ma era ricco qua perché c'era il Nilo. Loro guardavano le stelle perché, ripeto, annotavano, non si ponevano il problema, si ponevano l'unico problema se succedeva qualcosa di strano. Arrivava una cometa, arrivava un fenomeno strano, allora lo annotavano e cercavano di interpretarlo. C'è la cometa per cui il re muore, il re di qua, il re di là, eccetera. Ma quello che facevano, soprattutto, tenete presente che la maggior parte delle informazioni non le abbiamo perché, soprattutto avete visto, 5.000 anni fa di scritto non hanno lasciato niente. I primi a cominciare a scrivere sono stati i babilonesi, i famosi caratteri cuneiformi,
Quindi Babilonia, 2300, quindi siamo 4300 anni fa, avevano una vasta cultura, ma perché il calendario l'hanno costruito loro. Osservavano, tenete presente che già i babilonesi si erano resi conto dei 12 mesi, per loro 12 mesi di 30 giorni, in cui, per far tornare i conti, aggiungevano un mese ogni 33 invece del nostro anno bisestile. I babilonesi avevano una unità, come unità di misura era basata sul numero 60, il 12. Perché 12? Ma perché 12 è più comodo. Noi abbiamo il 10 probabilmente perché abbiamo 10 dita. Il 12, il 10 divisibile per 2 per 5, basta. Il 12 è divisibile per 2, per 3, per 4 e per 6. È più comodo a fare i conti. Le uova una volta si compravano a dozzine, non si compravano dammi 10 uova, no, dammi una dozzina d'uova. Il 12 e quindi anche minuti. Anche, e infatti anche a loro l'ora, noi sono 60 minuti e i 60 minuti arrivano da 3500 anni fa. Il concetto del sessantesimo deriva dalla Babilonia, la stessa cosa, i minuti, le ore, è tutto retaggio loro. Perché probabilmente avevano un sistema di contare in dodicesimi che era più facilitato, non faccio l'esempio, se no devo fare la lezione di matematica, lo facevano. Per cui già i gradi sono, benissimo, 90 gradi, ma è diviso in primi, secondi e sono tutti divisi in 60, arriva tutta da Babilonia, 3500 anni fa. Avevano dei conteggi, le loro tavolette, quelle che abbiamo trovato ancora, riescono a interpretarle, scritte con i caratteri cuneiformi. Già loro quindi avevano inventato il calendario che era basato sulla luna. Tenete presente che per loro, come per gli antichi egizi, era comodo. Senti, se io guardo il cielo, è il sole che gira, per cui la terra è al centro e tutto mi ruota attorno. È ovvio, lo farei anch'io fossi a quel periodo. Per cui la terra al centro, tutto intorno si muove con il calendario che si erano costruiti, ripeto. La parte iniziale era per la parte agricoltura, di conseguenza tutte le parti religiose erano dovute. Oggi possiamo cominciare a piantare il grano, eccetera, eccetera. Caldei, che vuol dire proprio, siamo un po' dopo, ma la regione di Ur. Tra l'altro Ur è la patria di Abramo, questa è la città di Ur, che è stata ricostruita completamente da Saddam Hussein all'epoca, quindi non so quanto sia rimasto di vero, ma già all'epoca, osservando, si erano resi conto di quello che qua ho riportato come ciclo del Saros, di eclisse. L'eclisse, quindi il sole che diventa nero, potete immaginare che cosa voleva dire per loro. Si erano già però resi conto che il fenomeno degli eclissi era ciclico, per cui avevano costruito, si erano resi conto del primo ciclo di Saros, poi quello 54 anni è un 54 anni tot mesi e tot giorni di Exelmius, in cui l'eclisse ritorna nello stesso luogo. L'ultima eclisse è stato quest'anno in Messico,
fra 54 anni, io c'ero, tanto per fare lo sborone, ma c'ero, fra 54 anni tornerà in Messico, l'anno prossimo sarà alle Baleari, se volete venire, eccetera. Saltiamo dall'altra parte, è una slide sola, gli antichi cinesi, anche loro, osservavano come i medici cinesi erano pagati finché l'imperatore stava bene. Tu sei il mio medico, se sto bene vuol dire che mi hai fatto il mio lavoro, mi ammalo, no, non ti pago più, muoio, e probabilmente moriva anche il medico. La stessa identica cosa succedeva agli astrologi. Loro credevano alle costellazioni, annotavano tutti, sono stati gli unici che per esempio hanno annotato l'esplosione di una stella, la famosa supernova di Tycho 1054. In Europa nessuno l'ha registrata, non so il perché, probabilmente era il periodo medioevo, per cui lo vedremo dopo. I cinesi l'hanno annotato. Quindi abbiamo visto una stella nuova che prima non c'era, è rimasta lì per alcuni, per qualche mese, poi è sparita. Gli europei non l'hanno vista, o se l'hanno visto si sono ben guardati. Quindi annotavano e basta. Cominciamo invece con la cultura più importante per noi, la cultura greca, che ha ereditato tantissimo dagli egizi, la parte tolomaica, quindi sapete Cleopatra, la conoscete tutti, che era una delle ultime Tolomei, che aveva sposato il fratello come si usava nell'antico Egitto, ma i greci hanno assorbito tantissimo dagli egiziani, gli assiri, i babilonesi, i sumei, i caldei, eccetera. La Cina no, la Cina era sconosciuta per loro, ma sono stati i primi che hanno cominciato a porsi il problema. Io osservo un fenomeno, adesso non solo lo registro, ma voglio cercare di capire perché. Quindi la spiegazione razionale dei fenomeni, che prima non esisteva, è nata con gli antichi greci. Quindi i greci, proprio per questo, hanno fondato le basi della matematica, della fisica e dell'astronomia, non tanto dell'astrologia, anche se loro ci facevano. Quindi l'antica Grecia, che è questa, Frigia, Misia, Lidia, e se volete andare a vedere l'antica Grecia, mi spiace, ma la parte più bella della Grecia non la trovate in Grecia, ma la trovate in Italia, nella Magna Grecia. I monumenti più belli greci rimasti in piedi sono qua, non qua, qua è rimasto, a parte Atene e Partenone, ma il resto è rimasto ben poco. E lì cominciamo. I più importanti filosofici, matematici, geografi, era un contesto unico. Talete, chi è giovane dovrebbe ricordarsi i famosi teoremi di Talete sulle proprietà, eccetera. No, l'ho riportato, non entro in dettaglio, no? Talete, filosofo, che era un matematico, ma perché, quindi sulle proporzioni dei triangoli, eccetera, è diventato famoso perché è rimasto come episodio, ma lo vedremo un attimo, che è quello che ha misurato, quando è andato in Egitto, l'altezza delle piramidi. Non si poteva salire sulla piramide, eccetera. È riuscito a intuire che io posso misurare l'altezza di una piramide facendo il rapporto tra l'ombra di un bastone piantato, questo è proporzionale a questo, come questo è proporzionale a questo. L'ha fatto, ha calcolato, in particolare dell'altezza della piramide di Cheope. Aveva previsto anche un'eclisse, perché essendo a conoscenze, molto spesso i greci non hanno lasciato manoscritti, soprattutto i primi, ma li hanno lasciati quelli dopo,
Pitagora, vedremo gli altri, che dicono, in base agli studi di Talete, in base agli studi precedenti che mi hanno lasciato, ho fatto questo. Per cui abbiamo un riferimento del passato dovuto agli studiosi. Non a lui, di scritti non ne sono stati trovati. Anassimandro. E lì cominciamo a fare, prima non c'erano, se non la terra al centro e basta. Anassimandro, vi ho parlato degli equinozi, è cominciato a fare le misure, dice come faccio a determinare il solstizio. Ah, si è reso conto dell'ombra, eccetera, per cui nella parte centrale la geometria la conoscevano bene, per cui aveva già determinato il punto dei solstizi. I solstizi è il periodo in cui il sole è più basso o più alto se d'estate o d'inverno, ma sembra fermo. Quindi dove? Perché orientare i monumenti. Gli altri lo facevano provando e riprovando, lui ha cominciato a trovare un metodo scientifico e aveva cominciato a dire questa probabilmente piacerà a qualcuno di Oderno, la terra è piatta come cilindro e tutto attorno gli gira, la terra piatta, vabbè. Passiamo, quell'altro lo conoscete, del teorema famoso, anche se vi ricordo in una slide prima che gli assiri, i babilonesi, conoscevano il teorema di Pitagora 1000 anni prima di lui, per cui Pitagora non è stato il primo. Pitagora, matematico, fondatore di una scuola sugli equilibri, eccetera, non entro perché bisogna parlare, fare una conferenza solo su Pitagora, eccetera. I numeri, per cui tutto il cosmo è armonia basato sui rapporti numerici, tant'è vero che per i pitagorici, a parte le terme pitagoriche eccetera, ma una delle cose sacre che in alcuni monumenti si ritrova è il tetractis, che è questo triangolo, è il triangolo perfetto, 10 elementi. Tant'è vero che per dice, beh, Mercurio, lasciamo perdere la Terra, Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, e qua ci fermiamo perché gli altri elementi non c'erano, le stelle fisse, la Luna, e gli altri quali sono? Hanno inventato il decimo pianeta, perché erano arrivati Mercurio, Venere, Terra, Luna, Marte, Giove, Saturno, la Luna, le stelle fisse, 9, e no, ne manca uno, l'antiterra. Per completare i 10 punti, e dice, ma dov'è l'antiterra? È dall'altra parte, per cui è dietro il sole, non la vediamo, vabbè. Per cui, tornava tutto con i 10. Quindi, Terra, attenzione qua, lo facevano già quindi 2500, qua siamo un po' dopo, ma la Terra è sferica e mi spiace ma qua siamo tutti d'accordo, la Terra è sferica. Il sistema che avevano costruito, quindi la Terra al centro, ma si basavano solo sulle osservazioni, quindi io la Terra e vedo tutto quello che gira attorno. Già all'epoca gli antichi greci avevano osservato che c'erano delle stelle che si muovevano velocemente, quindi le avevano chiamate le stelle erranti, che sono i pianeti, per cui già loro avevano posizionato questi pianeti dandogli, e chiaramente il più veloce chi vuoi che sia è Mercurio, il più grande chi è Giove, chi vuoi che sia, quello rosso sangue è il dio della guerra, Marte, eccetera, per cui lì ci fermiamo. Li avevano movimentati, li avevano visti e avevano cominciato a costruire come si muovevano i pianeti,
in un modo, perché se no stiamo qua tre ore, non un'ora e mezza, quindi la Terra al centro, addirittura con Parmenide Filolao, no, la Terra non è al centro, al centro c'è il fuoco, la Terra gira attorno, il Sole che è una sfera che prende il calore e la luce del fuoco che la irradia tutto, vabbè, ci siamo, l'antiterra d'altra parte, per cui non la vedo e va bene. Platone, e lì ieri l'ho criticato per questa frase che a me non piace di Platone, dice: non si può raggiungere la verità con l'osservazione, perché l'osservazione è fallace, è ingannevole. Sì, basta criticarlo un attimo, comunque non devo fare una lezione di filosofia. Anassagora, che ha cominciato a dire no, la Terra è al centro, ha cominciato a togliere il fuoco, la Terra al centro, la Luna è grande, ha spiegato le fasi lunari proprio con il movimento del Sole e quindi la Luna che ruota attorno in un altro centro concentrico, aveva già intuito qualche cosa, era un po' di eresia all'epoca, per cui l'hanno solo condannato all'esilio. Qualche secolo dopo qualcuno che ha detto le stesse cose non l'hanno esiliato ma l'hanno bruciato a rogo, Giordano Bruno, Eudosso. Ripeto, osservavano, non erano mica scemi. Se voi osservate il movimento dei pianeti, lo osservate a lungo termine, vedete che il movimento dei pianeti non è regolare. Non vedete che il pianeta fa truc. No, ha quello che si chiama movimento retrogrado. Che cos'è? Accelero, se no. Eccolo qua. Questo è, uno osserva Marte e dice: va lì, fa un nodo e torna indietro. Un metodo retrogrado. Questo non mi ricordo se è fatto con Perseus, eccetera. È una cosa strana. Se erano accorti gli antichi greci già. Per cui, se qua vedete il movimento di. Saturno, Mercurio, gli altri, comunque tutti i pianeti hanno ogni tanto questo movimento, e qua merda, non posso dire parolacce, e perdo il, e vabbè, per cui non vedo più il cursore, come faccio a spiegare il fatto che i pianeti vanno, poi tornano indietro, poi riciclano? Hanno costruito un sistema basato su Terra al centro, sfere esterne, in cui il pianeta muove, ma non è che muove il pianeta, muove, eccolo qua, sì, è andato. Allora, il pianeta esterno alla Terra muove lungo a questo ciclo, a questa circonferenza che hanno chiamato epiciclo, e a sua volta il movimento, quindi il centro dell'epiciclo, ruota attorno alla Terra lungo una circonferenza che hanno chiamato deferente. Certo, sistema complicato. Cioè, immaginato quindi che un cerchio che ruota attorno a una circonferenza, ma su un cerchio, quindi sì. E vedete che se il pianeta, quindi la circonferenza, l'epiciclo ruota attorno alla circonferenza, tra l'altro avevano costruiti il centro di ogni epiciclo in base a dei rapporti pitagorici, per cui si erano divertiti, l'ha fatto anche Keplero, eccetera, per cui quello che io vedo
fa questa circonferenza? Sono i famosi spirografi che costruiscono per fare le fissure geometriche, costruiscono così, è perfetto, costruisco l'immagine del pianeta che vedo, è vero, va, poi torno indietro e va. È un sistema complicato, funzionava, molto complesso. Attualmente sappiamo che il sistema epiciclo deferente non funziona così, non è quello, ma avendo posto al centro il Sole, legge di Keplero, questa è la Terra, i pianeti più esterni, o anche quelli più interni, ma è lo stesso, i pianeti più esterni si muovono più lentamente, ovviamente, per cui la Terra 1, 2, 3, questo ritarda, quando lo vedo sullo sfondo delle stelle fisse, quello che vede è questo, è dovuto unicamente a una questione prospettica. Quindi sempre la Terra al centro, ripeto, taglio un attimo, se no cominciano a pianeti più interni, pianeti più esterni, attenzione, come vedete già cominciano a fare qualche ipotesi in più, perché di Venere noi lo vediamo, ma lo vedevano anche loro. Avete presente le fasi della Luna? Il quarto, il mezzo, eccetera. La stessa cosa c'è la Venere. Se voi osservate Venere, ci vedete la mezza, la falcetta, ci vuole un po' più di fantasia. Abbiamo meno problemi con i telescopi, con i binocoli, eccetera. Loro avevano il vantaggio che il cielo era quello che noi ci scordiamo, noi non vediamo neanche, lasciando perdere oggi, non vediamo neanche più la Via Lattea, noi, loro vedevano e vedevano quindi le fasi di Venere. E quindi come faccio a vedere le fasi di Venere? Ma semplicemente perché qua c'è la Terra, qua c'è il Sole, Venere gli gira attorno. E quindi è la stessa cosa della Luna, ragazzi, ci andavano. In questo sistema avevano costruito anche la spiegazione dei moti retrogradi, quello che abbiamo visto dei pianeti. Arriviamo al più grande personaggio storico, non è Carlo ma è Alessandro Magno, 300 anni Cristo, avanti Cristo, che ha preso, ha conquistato tutta la parte Persia, Siria, Babilonesi, fino arrivati in Egitto, ha riunito, perché era un colto, tant'è vero che il suo maestro è stato Aristotele, ragazzi, proprio l'ultimo pirla arrivato, quindi Aristotele era insegnante di Alessandro Magno e aveva costruito, quindi ha razziato tutto, ha portato tutto il possibile immaginabile ad Alessandria, la città è stata fondata dal suo generale, dandogli il nome di Alessandria, che non è quella novarese, ma Alessandria d'Egitto, la biblioteca più importante al mondo, aveva circa un po' meno di 500.000 volumi, papiri, si scriveva sul papiro, che è stata distrutta diverse volte, l'ultima dagli arabi, perché, vabbè, se dice quello che c'è scritto sul Corano è inutile, basta il Corano, se è contro il Corano meglio ancora, quindi distruggi tutto. È stata bruciata, questa è la biblioteca di Alessandria, sapete che adesso stanno ritentando di ricostruire la biblioteca più importante grazie al mondo ad Alessandria con i fondi dell'ONU, spero che ci riescano. Ma come vedete, i bibliotecari di Alessandria erano le persone più colte al mondo, perché avevano la possibilità di leggere i testi originali di tutto il mondo conosciuto, assolutamente, avevano accesso a tutto. Arriviamo ad Aristotele, che è un altro che ho criticato dietro, perché
è quello che per me ha rovinato per 2000 anni il pensiero scientifico. Abbiamo l'ipse dixit, no? Quello che dicevano il Medioevo, l'ha detto Aristotele, quindi è vero. Provalo, no, l'ha detto Galileo, ha tentato di dire, no, Aristotele ha detto quello, no, ma guardate sul cannocchiale, no, noi non guardiamo lì, e sappiamo che è rimasto vivo, per carità. Ripeto, Giordano Bruno ha fatto un'altra fine che era contro Aristotele. Cielo perfetto, terra incorruttibile e imperfetta, quindi il sistema era costruito non più dai quattro elementi degli antichi greci, terra, aria, fuoco e acqua, ma gli ha aggiunto la famosa quintessenza. Che cosa sia? Non l'ho ancora capito. C'è questa quintessenza che permea tutto, che è origine, che tutto permea nel cosmo, la quintessenza, va bene, ok. Per cui diceva, è certo che quando bruci qualcosa, la cenere è terra, va in basso, il fumo è fuoco e quindi va in alto, e quindi costruiva tutto su quello. Anche lui aveva costruito terra sferica, e lì andremo avanti per parecchio, terra al centro e i pianeti che girano attorno, con questa, il tutto permeato dalla famosa quintessenza, e la sfera delle stelle fisse, immutabile. Qualcuno gli aveva fatto notare, ma attenzione, ogni tanto c'è, no, non si poteva parlare, no? Galileo ha detto, ma io su Giove vedo dei satelliti quando agonizzavo. Per carità, no, no, non è possibile, il cielo incorruttibile non esistono. Quindi le sue idee di Aristotele, che poi non parlo della parte filosofica perché non sono addentro, eccetera. Però quando parlava della parte scientifica sento dire, quindi le sue influenze. Quindi questo è quello che ci ha lasciato. Terra al centro, Luna, Mercurio, Venere, Terra e le stelle fisse attorno, tutto circondato da questo quintessenza che aveva tutto. Salto dopo, Aristarco. E ha cominciato a dire, no, io con il Sole al centro risolvo il problema epicicli e deferenti, quindi lo butto via. La Terra gira attorno al Sole e mi risolve un sacco di problemi. Peccato che il suo pensiero è stato dimenticato per circa 2000 anni, ma Aristarco è stato fondamentale, perché è stato il primo che ha cominciato a tentare di misurare, è stato il primo. Dice, no, io sono un geografo e un osservatore, per cui ha cominciato a tentare di misurare la distanza dei pianeti, Luna, Sole, dal punto di vista geometrico. Io, questo è 90 gradi, questo è lontano, io dalle proporzioni riesco a calcolare le sue teorie, tant'è vero che l'antica Grecia gli aveva dedicato un francobollo nel 2000 e passa, perché le sue idee erano avanti, se poi sono state dimenticate. Quindi, calcolando questo angolo, riesco a calcolare le dimensioni della Luna, le vedo, so i gradi, eccetera, riesco a calcolare tutto. Teorie corrette, i sistemi di misura, questi angolo tra 90 e 87 gradi, 2000 anni fa era un problema misurarli, ma già all'epoca dice, no, io le eclisse le osservo, quindi la Luna ha la stessa dimensione apparente del Sole. E quindi io calcolo la dimensione della Luna, so la dimensione del Sole, calcolo le distanze, quindi 300 anni, quindi siamo 2500 anni fa, hanno cominciato. Eratostene, l'ho riportato perché è famoso, è stato il primo che ha dato una misura della circonferenza della Terra.
perché si era reso conto, quindi ha cominciato a misurare. Ripeto, gli altri osservavano, loro no, vediamo, misuriamo, facciamo. Si era famoso perché, non so come, ma l'obelisco di Alessandria d'Egitto e l'altro obelisco a Siria, Aswan, uno aveva l'ombra che perpendicolare, l'altro aveva un'ombra di 7 gradi nello stesso momento. Lui sapeva dal punto di vista geometrico questa distanza e quindi, calcolando questa area, lui è riuscito a calcolare Vievito eccetera, ma semplicemente a Siene, ecco, vicino ad Assuan, l'angolo era 7 gradi, quindi vuol dire sapeva questa distanza di che era un cinquantesimo della circonferenza e calcolato la circonferenza della Terra. 252.000. Se andate a cercare troverete 50 risposte diverse, perché io ve ne ho detto una che era quella che mi faceva più piacere. Il problema è quant'è uno stadio. Non ci ha lasciato il libretto con l'unità di misura. Per cui sembrerebbe, questa è quella che mi piaceva di più, poi, che tutto sommato ha misurato la circonferenza della Terra con una differenza di 51 km rispetto ad Atene. Ripeto, l'imprecisione è dovuta a dire quant'è lo stadio. Grazie. Va bene. Cartografi, per cui hanno cominciato, tutto sommato non è mica male come mappa, no? L'Italia, l'Europa, già il Golfo, il Mar Rosso, eccetera, eccetera, per cui costruivano il parco. Perché il parco? Il parco è... C'è un satellite che girava, non so se ci sia ancora, c'è ancora, ecco, il Parcos si chiama, della NASA, con l'H davanti, perché il Parcos, il parco, quindi 200 anni prima di Cristo, ha cominciato a misurare la posizione esatta, con gli strumenti che avevano loro, delle stelle. Quindi un catalogo stellare, questa è la stella in quella posizione, eccetera, classificandole per luminosità. Attualmente il catalogo Hipparcos contiene, lui 1080, catalogo Hipparcos, no, Hipparcos è un po' meno il coso, comunque adesso abbiamo il catalogo Hipparcos esteso che ha più di 2 miliardi di stelle, catalogate con precisione, movimenti, eccetera, vabbè. Questo lo faceva a mano, quell'altro lo fa in automatico, per cui, questo lo faceva a occhio con il sestante che pare che abbia inventato lui, tra l'altro rendendosi conto che osservando i cataloghi assiri, babilonesi, egizi, le stelle non erano più nelle posizioni, lui le misura e non mi tornano, per cui ha intuito la famosa precessione degli equinozi. Cos'è la precessione degli equinozi? Voi vedete la Terra, sapete che la Terra si muove su un'orbita circolare, non è esatta, praticamente è quasi circolare, su un piano, l'eclittica va bene, ma l'asse di rotazione della Terra è inclinato, la Terra non ruota così, ma con un asse inclinato, 27 qualche cosa, non me lo ricordo. L'asse, la Terra ruota attorno all'asse, questa rotazione, meno questa inclinazione, è quella che ci dà le stagioni, l'avevano già intuito gli antichi greci, ma l'asse di rotazione della Terra a sua volta ruota. Se voi andate a casa, avete una trottola, fate girare una trottola, è difficile che la trottola ruoti se proprio non insistete così. La fate ruotare e la trottola, vedete che l'asse di rotazione della trottola fa questo movimento.
Questo è il movimento tecnicamente di precessione. La Terra fa lo stesso. Questo movimento di precessione, che è di 26.000 anni circa, per cui ci mette un tot a farlo, l'anno platonico, è chiamato così, eccolo qua. Qua lo vedete, ma un giro dura 26.000 anni, per cui cosa combina noi? Questa è la trottola, questa è la Terra, ripeto, un giro della Terra sono 26.000 anni. Ruota che se voi vedete la Terra e puntate l'asse del Polo Nord, ad oggi vedete la stella polare. Fra 20.000 anni no, si sposta, per cui vedrete Vega, cambierà. Quindi da qua passa qua. Già il parco se ne era reso conto, perché le stelle non gli tornavano con i cataloghi precedenti. C'è qualcosa che mi fa 2000 anni fa, ragazzi. Arriviamo. Tolomeo ha raccolto tutto il possibile immaginabile di Tolomeo e comunque ho messo le faccine perché alcune cose, benché sia Tolomeo, mi lasciano un po' sorridere. Dice: no, la Terra è al centro immobile, non può muoversi, perché se si muove la Terra, l'animale sulla Terra va via, no, è come la fionda, ragazzi, per cui è ovvio, no? Peccato che la Terra si muove, ruota attorno alla sua asse, ruota attorno al Sole, e tutto il sistema solare, Sole compreso, si muove nel cosmo a circa 200 km al secondo. Per cui, ragazzi, vabbè, dice, lui dice no, la Terra si muovesse lascerebbe indietro gli animali, no, eccetera, per cui infatti crede nell'astrologia scientifica, va bene. Vabbè, mi sono divertito. Aveva già un sacco di osservazioni a Cellero, ma quello che ci ha lasciato, a parte il famoso Almagesto, perché ha lasciato un sacco di dati, di misure fatte, per cui credibili, ma soprattutto ci ha lasciato il sistema tolomaico. Terra fuori, centro, scusa, Terra al centro, pianeti che girano attorno. E qua siamo primi 200 anni dopo Cristo. E dopo è cambiato poco, fino a che quello che ho chiamato gli anni del buio, perché nel periodo, quindi 200 dopo Cristo, è iniziato il cristianesimo, che mi spiace, ma dal punto di vista scientifico è stata una catastrofe, perché il Costantino, l'editto di Costantino, per cui quello che è scritto sulle sacre scritture vale, ma se io osservo no, vale. Per cui è stato un periodo di crollato l'impero romano d'Occidente, crollato l'impero 300 anni dopo, l'impero romano d'Oriente, Costantinopoli eccetera, resta solo la sacra, le sacre scritture. Quindi quello che dicevano le sacre scritture, l'interpretazione delle sacre scritture è sacro, no? Famoso che aveva con Galileo, diceva: ma no, sulla Bibbia c'è scritto che Giosuè ha fermato il sole per prolungare la giornata. Lui ha dimostrato che no, la Terra, il sole è al centro, se fermi il sole il giorno si accorcia. Lui l'aveva dimostrato, e il Papa e gli altri non erano molto d'accordo, per cui è subentrata la superstizione. Quello che dice
non la Chiesa, ma le sacre scritture, e la Chiesa, siccome è il testimone delle scritture, è sacro. Chi è contro le sacre scritture, vabbè, sappiamo le fine che faceva, no? Quindi pensiero scientifico, almeno nel sistema occidentale, si è arrestato, perché non era possibile andare avanti. Si studiava dove? Monasteri. Monasteri erano gli unici luoghi di culto in cui i famosi amanuensi, perché erano anche bravi, capivano le cose, riportavano e traducevano poi in certi modi i sacri testi, e non solo i sacri testi, traducevano i testi arabi, eccetera, magari in segreto. Avete letto Il nome della rosa, no? Poi quando si trattava di tradurre Aristotele, eccetera, ha detto che ha riso, no, il riso non può essere, per cui avveleniamo. Ma già il famoso venerabile Beda, che ha fatto delle cose interessanti, ma non è che si era reso conto che... Allora, questa sono delle foto fatte a lunga posa, se andate a vedere circa 10 minuti più o meno, vedete che tengo l'obiettivo aperto, vedo le stelle che tracciano la circonferenza. Circonferenza attorno a cosa? Il polo nord celeste, quindi stella polare, stella polare. Già Beda, quindi 800 avanti, dopo Cristo, si era reso conto che, ma se io mi muovo al nord dell'Europa, lui viaggiava, il polo nord celeste si alzava, e quindi non è spiegabile con la Terra al centro. Questa spiegazione non ce l'ho, ce l'ho soltanto con la Terra che gira attorno al... Però zitto, buono, per carità. Però, sempre nel Medioevo, vi ricordate, quindi sono partito 5.000 anni fa, che i monumenti erano orientati? Nel Medioevo, zitti, eccetera, ma anche nel Medioevo le cattedrali non erano costruite a caso, ma erano rivolte verso sole orientem, orientati, orientarsi verso oriente. Non è che la parola orientarsi deriva da oriente, perché sacre Bibbie, sacre eccetera, Gesù raffigurato con sole justitie, sole invictus, sol salutis. Il sole invictus, che tra l'altro è un antico rito romano da cui la Chiesa ha tirato fuori il Natale, perché non è che Gesù bambino, non ci sono bambini, no, Gesù bambino non è nato il 25 di Natale, il 25 di dicembre, la festa del 25 era il sol invictus, festa pagana romana, quindi 300 dopo si sono appropriati della, dei culti nello stesso periodo. Ma siccome devo costruire la cattedrale orientata, orientata ad est, verso l'azione liturgica, a est cosa c'è? Il sorgere del sole. A est, il sole sorge a est? No. Una volta, due volte all'anno. Sorge verso est, all'incirca, ad est preciso. Sorge ad est preciso due volte all'anno, solstizio. Gli altri all'incirca, non ho riportato, si sposta leggermente, e quindi sapevano costruire. Cattedrale di Otranto ha un pavimento che è la fine del mondo con l'albero della vita. Questa è una foto multipla, no? Vedete che il solstizio d'estate, casualmente il sole becca tutto l'albero della vita. È casuale? No, cazzo, lo sapevano fare. Già Concilio di Nicea, il primo Concilio di Nicea, quindi
i luoghi di culto possibilmente orientati verso est, in modo che la gente entri e vede il Cristo orientato, eccetera, quindi motivi religiosi. Non entro nel dettaglio della Pasqua, ne parlerò in un'altra conferenza. Quindi le facciate della chiesa dovevano essere le facciate ad ovest, in modo che entrando fosse diretto ad est. La regola Papa Silvestro II, questo è il famoso Ius Invictis, perché il sole arrivava centrato e quindi eccetera eccetera, sostizio nella cattedrale di Bari. È casuale? Se dite che è casuale, va bene, hanno fatto un bel caso, hanno costruito sta roba in modo che... È soltanto dal XVI secolo, per cui all'epoca si poteva, perché facevano in fretta, devo fare la chiesa, butto giù tutto, faccio la chiesa. Attualmente no, la chiesa la faccio, c'ho il posto, la giro un po' come... Ma era assolutamente orientati. Quel Papa Silvestro che avete visto prima, che era uno studioso, quindi si era fatto mandare libri arabi eccetera per studiarli nel suo segreto, quindi andiamo avanti, quindi cominciamo verso il tardo medioevo, quindi Buridano, perché mi piaceva, conoscete, no, la famoso asino di Buridano, che è quello che secondo il Tentenna, per cui l'asino che è morto perché tra una balla di paglia e una balla di fieno non sapeva che cosa scegliere, è morto di fame, per cui la sua teoria dell'impetus che andava contro Aristotele, per cui l'arciere lancia la freccia, la freccia va avanti e c'è l'aria che la spinge. Lui ha detto no, non è l'aria che la spinge, è la potenza dell'arciere, l'impetus eccetera. Ma lascio perdere Cusano, Bacone, che ha fatto fino ad arrivare, cominciamo a fare un po' più di scoperte. Cristoforo Colombo, poi lasciamo perdere chi ha scoperto l'America per primo. Senz'altro Cristoforo Colombo è quello che ha diffuso la notizia, potrebbe non essere stato il primo, perché dice no, sono stati i cinesi, sono stati i norvegesi eccetera, ma nessuno lo sapeva. Lui ci è arrivato con tutto quello, c'è qualcosa in più, 1493 92. C'era la famosa le caravelle, cioè, che studiava, ecco, 1492. Copernico ha avuto un grosso vantaggio, conosceva il greco, di conseguenza non ha studiato sulle traduzioni ma ha studiato sui testi originali. Ok, legge Tolomeo, studia sui testi originali e intuisce che il mondo è sferico, ma quello lo sapevano già gli antichi greci, la terra è rotonda, anche i greci, non è piatta la terra, mi spiace se qualcuno, ma è una sfera, il sole è al centro di tutte. Quindi 1400 anni dopo Tolomeo aveva posto la terra al centro, lui è arrivato studiando gli stessi dati che aveva Tolomeo. Sapete che ha scritto, ma ha concesso di, cioè il libro di Copernico è stato pubblicato dopo la sua morte, perché ha detto vabbè, voglio vivere tranquillo e voglio morire nel mio letto, non sul rogo. Erano gli anni, insomma, per cui aveva stabilito la terra al centro, il sole al centro, la terra gira e tutti i movimenti, qualsiasi movimento che appaia nel firmamento
non è dovuto al fermento, è dovuto alla Terra che ruota, e quindi io vedo, lui spiegava la precessione degli equinozi, spiegava il movimento retrogrado dei pianeti, spiegava tutti, non in base a, ma al fatto che la Terra è così. Quindi Copernico ci ha lasciato questo, Sole, Mercurio, Venere, quindi la Luna che ruota, eccetera, 14 secoli, 1400 anni dopo, ci è voluto un po' di tempo. Dopo c'è stato il più grande raccoglitore di dati, Tycho Brahe, che svedese, norvegese, pupillo del re, per cui ha raccolto migliaia di dati astronomici estremamente accurati e ha costruito il famoso sistema ticonico, che era sballato, per cui è complicato. La Terra al centro, è tornato indietro, alcuni pianeti quindi che ruotano attorno alla Terra, altri, quindi vedete il Sole, Mercurio, Venere, doveva spiegare le fasi per cui ruotano attorno al Sole, sistema complicato. Per fortuna Keplero, e qua ce n'è ancora uno importante dopo, Keplero, che è stato segretario di Tycho Brahe, perché Tycho Brahe, Keplero sapeva i fatti suoi, Tycho Brahe, quando poi è morto il re di Svezia, Norvegia, eccetera, per cui è andato in Polonia a proseguire gli studi, l'ha voluto come assistente, poi Tycho Brahe è morto e Keplero ha ereditato migliaia di dati, di posizioni accuratissime che Tycho Brahe nella sua lunga esistenza aveva raccolto, e ha cominciato, dice, no, benissimo, io ho i dati, adesso analizziamoli. Quindi ha cominciato, dice, benissimo, sono al centro, la Terra si muove attorno. Non gli tornava, non gli tornavano, perché una parte dei dati dei pianeti erano perfettamente in accordo con le osservazioni, li calcolava, altri no. Per cui, faccio breve, chiaramente ha enunciato lavorava sotto in Polonia, sotto il re Rodolfo, per cui ha pubblicato sulle leggi rudolfine, ragazzi, il padrone, chi lo pagava, per cui ha enunciato, perché quando ha capito che i dati osservativi raccolti da anni da Tycho Brahe tornavano in accordo con il fatto che la Terra non si muove, esagerata, soprattutto per la Terra è abbastanza circolare, si muove lungo una circonferenza, un'ellisse, per cui ha cominciato a enunciare le famose tre leggi di Keplero, che sono la base, sono validissime ancora oggi sotto certe ipotesi, sono ancora usatissime quando la NASA ha mandato l'Apollo sulla Luna, ha usato Keplero e ha usato Newton, non ha usato certo la relatività, i calcoli sono più complicati, però ha usato ancora quello. Quindi stiamo già all'astronomia moderna. L'orbita di un pianeta è un'ellisse, che è una circonferenza schiacciata, e il Sole occupa uno dei fuochi. La cosa è più complicata, ma va bene così. Questa è la prima. La seconda dice, attenzione, nel movimento, quindi il pianeta va da qua a qua, quindi questo spazio raggio vettore occupato è uguale allo stesso spazio occupato qua, il che vuol dire che affinché quest'area, quindi da P a P1 e da Q a Q1, è passato lo stesso tempo, un anno, un mese, eccetera, per cui
affinché questo spazio, quest'area, chiedo scusa, sia uguale a questo, vuol dire che qua deve muoversi più lentamente e qua più velocemente. Quindi più è vicino al centro del Sole, più il pianeta si muove velocemente. Qua vedete, i punti sono equidistanti dal punto di vista temporale. Quindi, qua, un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, eccetera. Quindi l'afelio, il perielio, eccetera. Questa è la seconda legge di Keplero. Dice che percorre spazi uguali in tempi uguali. Ovviamente, essendo più distante, la traiettoria è più piccola. Vi risparmio la terza perché è importante, ma è complicata, perché dice che lasciamola perdere. Questo è il sistema che ci ha lasciato. Sole, orbite ellittiche, Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno. Non ce n'erano altri i pianeti. I pianeti scoperti dopo, Urano, Nettuno, Plutone, quindi dal 1750 in avanti, hanno, gli astronomi hanno continuato la tradizione greco-romana, per cui li hanno chiamati come gli dei dell'Olimpo, ha mantenuto Urano, Nettuno e Plutone. Questi nomi derivano dall'antica Grecia. Arriviamo al più grande, almeno di quello che ha costruito Galileo, perché oltre a calcolare, lui dice no, io la faccio breve, no? Anche questo, perché se no, ho costruito un mezzo di osservazione. Il cannocchiale non è stato inventato da Galileo, è stato inventato da degli ottici olandesi, ma lui ne è venuto a conoscenza, si è fabbricato lui personalmente le lenti, insegnava a Venezia, quindi la tecnica vetraria c'era, si è costruito il cannocchiale, e secondo la storia di lenti ne ha costruite un centinaio finché non ha trovato il modo di costruire quella giusta. Quindi cannocchiali c'erano già, ma è stato il primo al mondo che ha puntato il cannocchiale al cielo. Prima nessuno aveva mai osservato se non occhi nudi. Cosa ha osservato? Le famose fasi di Venere, che erano già note. Ma una cosa è vedere Venere a occhio nudo, ragazzi, è bello luminoso ma è piccolino. Una cosa è osservarle col binocolo, col telescopio. Le fasi della Luna. Questi sono disegni originali suoi, no? I crateri. Ma la Luna non è perfetta, non è bianca, c'ha ombre, montagne, eccetera. Le macchie solari. Com'è possibile? Il Sole è perfetto, è una sfera perfetta, rappresenta... No, no, ci sono delle macchie. No, 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 ti sbagli. I satelliti di Giove. Siccome era Firenze, li ha chiamati i satelliti Medicei, grazie ai medici di Firenze, no? Ne ha molti di più, ma questi sono... con un binocolo li vedete. E aveva osservato che i Medicei si muovono, per cui ogni tanto ne spariva qualcuno, andava dietro e girava, dice, ma è un mondo, un sistema solare in miniatura. L'aveva intuito, e non è che le cose andassero, per cui il famoso cannocchiale che ha fatto vedere al Doge di Venezia, guardando, e dice, cacchio, vedo le navi da lontano, per cui ci serve, gli ha triplicato, mi pare, lo stipendio, per cui gli è andato bene, il pendolo, la famosa leggenda del pendolo, eccetera, però quando ha tentato, quindi ha pubblicato il dialogo sopra i massimi sistemi, e la Chiesa gli ha detto no, va bene, il tuo sistema con tutti i tuoi calcoli è un ottimo sistema per calcolare
il tutto, però è un sistema matematico. Tenete presente che uno dei problemi della Chiesa era, la butto lì, poi non ne parliamo altro, calcolare la data della Pasqua. La data della Pasqua non è fissa e il calcolo della data della Pasqua è complicato, tant'è vero che il calendario gregoriano è, vabbè. Quindi è un sistema matematico comodo per fare i calcoli. Io ho detto no, non è un sistema comodo matematico, è un sistema reale. È risultato inquisizione. Se poi l'abbiano torturato, probabilmente no, perché era già vecchio, 70 anni, risultato la biura e la confisca nella loro, nella villa ancora, la Villa Gioiello, che c'è ancora ed è proprietà dell'Università di Firenze, per cui ha passato gli ultimi anni lì scrivendo un testo fondamentale. Che strano che la Chiesa non se ne sia accorta, in cui ha parlato della matematica, della meccanica, eccetera. Non è più il sistema, il dialogo sopra i due sistemi, ma le dimostrazioni matematiche. Galileo è stato riabilitato, sì, ci abbiamo messo 360 anni e hanno fatto un processo che è durato 11 anni di studio nel 1990. Vabbè, non entro in dettagli, se no comincio a essere volgare. Ci abbiamo messo 360 anni per riabilitare quello che adesso... Va bene. Il problema è che la condanna a Galileo, che Plero sapeva, per cui ho detto no, i miei libri li pubblicate dopo che io sono morto, perlomeno almeno bruciano il cadavere. A meno che... erano nel nord Europa, erano protestanti, quindi se ne fregavano altamente della Chiesa di Roma. Altrimenti, tant'è vero che il grosso continuatore, Newton, ha detto: io ho visto più avanti degli altri perché sono salito sulle spalle dei giganti. E uno dei giganti era Galileo, riconosciuto dal Newton stesso, legge di gravitazione, era Inghilterra. Aveva l'Inghilterra aveva già combattuto Enrico VIII, aveva già fatto della Chiesa di Roma se ne fregava altamente, eccetera. Tanto per dirvi che il famoso l'indice dei libri proibiti emesso dalla Chiesa è stato abrogato nel 1966, non nel 1600, nel 1966. 80 anni fa. Quindi... Leggere tutti. Esatto. Capirli, quindi... Onestamente nell'ultimo secolo ce ne siamo fregati, per carità, non si andava più nel rogo, però voglio dire, ci è arrivato con calma. E sul passato basta, non ho altro da dire, perché sennò andiamo avanti ancora un'ora e mezza. Ho una... veloce decina di slide, quindi che cosa abbiamo nel presente? Nel presente abbiamo sistema solare, questo è il nostro, sappiamo tutti, tranne quindi il piano dell'eclittica in cui si muovono tutti i pianeti tranne Plutone, che è leggermente storto, tant'è vero per cui si suppone che non sia più un pianeta formatosi durante la formazione del sistema solare, ma sia un asteroide o qualcosa catturato. Comunque oggi non è più considerato un pianeta, ma è un pianeta nano, stessa cosa, va bene. Cosa abbiamo? Abbiamo una teoria consolidata ad oggi. Non ci sono novità su oggi, no, a ieri, oggi non ho guardato le notizie. Abbiamo la teoria del Big Bang, che spiega come si è formato l'universo, da un'interpretazione. Purtroppo abbiamo scoperto, ricordiamo come astrofili, astronomi, eccetera, che abbiamo idea di quello che compone solo il 4% dell'universo.
il 96% dell'universo non sappiamo che cosa sia. Materia oscura, energia oscura, sappiamo anche dosarli, no, eccoli qua, materia oscura, energia oscura, hanno calcolato, si riesce a calcolare che cos'è l'energia oscura, sa Dio, cos'è la materia oscura? Non lo sa nessuno, c'è, ma che cosa è fatta non lo sappiamo, c'è, perché a meno che non ribaltiamo completamente le leggi fisiche che attualmente funzionano benissimo, non sappiamo che cosa sia. Sappiamo che la nostra galassia, la Via Lattea, è fatta così. Questa non è la nostra Via Lattea, perché ovviamente non abbiamo foto della Via Lattea, se non alcune zone, ma comunque questa è quella galassia spirale, quindi NGC 6744, che è quella che riteniamo la più simile, una galassia spirale con al centro un enorme buco nero, va bene, materia oscura, c'è, che cosa sia? Non lo sappiamo, sappiamo che c'è perché altrimenti non rendiamo conto. Quindi 73% che poi è l'energia oscura, non sappiamo che cos'è. Sappiamo, abbiamo scoperto delle galassie che non vediamo, vediamo il loro effetto gravitazionale, la gravitazione funziona, per cui vediamo questo, ma cosa c'è qua in mezzo? Boh. Sappiamo che il sistema solare è in periferia circa 21.000 anni luce, se non ricordo male, 21.000 anni luce di raggio, di distanza dal centro della Via Lattea, che a sua porta, che a sua volta fa parte di un ammasso di galassie, che a sua volta fa parte di un super ammasso di galassie, eccetera eccetera. Questo lo sappiamo. Come osserviamo? Beh, Galileo con la sua lentina da un centimetro e mezzo. Adesso abbiamo cose un pochettino diverse. Abbiamo Cero Paranal, 4 telescopi da 8 metri di diametro. Questi sono i sistemi di deformazione dello specchio. Lo specchio è uno specchio unico da 8 metri, che lo deformano per regolare, per impedire l'interferenza, non entriamo in dettagli. Non vediamo più, quasi finito, mancano 3-4 slide, non vediamo più solo con la luce visibile, vediamo anche per esempio con le radiogalassie. Non c'è, purtroppo, perché mi sono rifiutato, il radiotelescopio più grosso che avevamo era quello di Arecibo, Panama, se non ricordo male, che non c'è più, perché una era della NASA, non è più stato mantenuto, lo vedete il film del Contact, lo vedete, in cui c'è la Jodie Foster che ascolta, non esiste più, perché uno dei piloni, grazie a un temporale, uragano eccetera, è collassato, per cui è crollato tutto. Chiaramente i cinesi hanno detto noi lo facciamo, per cui attualmente il radiotelescopio unico più grande è in Cina. Abbiamo scoperto, dico abbiamo, ma certo, come terrestri le onde gravitazionali, ipotizzate da Einstein nel 1915, ipotizzate, osservate, grazie a LIGO, eccetera, per cui ha preso il premio Nobel. Il sistema funziona anche con Virgo, che in Italia, Cecina, Bologna. In Toscana. Toscana, sì, vicino a Bologna. Pisa. Pisa, sì, ho detto Bologna, no, è Pisa.
e cominciamo a mandare dei telescopi, perché il problema sulla Terra è, a parte l'inquinamento luminoso, c'è l'atmosfera che rompe le balle. Per cui 1990 è stato mandato il famoso Hubble, che doveva finire, funziona talmente bene dopo che l'hanno riparato. Questo era le prime immagini di Hubble, perché si erano resi conto di un errore nelle ottiche, l'hanno corretto e questa è l'immagine corretta. Sono andati, hanno cambiato, ha messo una lente in più e questa è l'immagine corretta. Funziona talmente bene che è lì ancora e hanno annunciato che andrà avanti ancora per diversi anni. Quindi Hubble, ragazzi, se vi ricordate, una delle immagini più famose di Hubble è il direttore di Hubble della NASA, visto che ha un tot numero di ore a disposizione, ha deciso un Natale, era verso il Natale 95, di prendere un pezzo di cielo, questo qua, l'Orsa Maggiore, è un pezzo di cielo che non c'era niente, vuota, non si conosceva se no poca roba, e per 15 giorni eccetera, non mi ricordo quante ore, puntiamo il satellite lì, è una regione vuota, non c'è niente. 100 ore di esposizione, se questo ti sembra vuoto, non sono stelle, sono tutte galassie, ci sono più di 5.000 galassie, infatti è l'Hubble Deep Field, ha fatto anche l'Hubble Ultra Deep Field, tutte queste quindi sono galassie, in una regione che era vuota, per cui abbiamo 100 miliardi di stelle nella nostra galassia, abbiamo perlomeno 100 miliardi di galassie e vai. Hubble sta andando avanti, la missione è proseguita con il James Webb, telescopio lanciato pochi anni fa, 2021, che non è più in orbita attorno alla Terra, ha fatto anche lui la stessa identica cosa, con invece di 100 ore ce ne ha messe un paio, non è la stessa zona, tra l'altro ha telecamere diverse per poi registrare infrarossi lontani e vicini. Tutte queste, dice, sono galassie? Sì, sono galassie deformate da una concentrazione di materia, la materia scura, ma eccetera eccetera, presenti qua in centro, che deformano. Questa galassia sarebbe una galassia normale, sarebbe come questa, è deformata. Comunque questo è il Deep Field di James Webb, ripeto, le onde gravitazionali. Questo è il telescopio che 2028 dovrebbe essere inaugurato, è di fianco al VLT, i quattro telescopi, costa un miliardo di euro, è europeo, è in Cile, se andate sul sito, questo è uno dei quattro telescopi del VLT e questo è quello in confronto, quindi avrà uno specchio di 40 metri, non è possibile costruire, prima movimentare e poi costruire uno specchio di 40 metri, non si può, per cui sarà una costruzione tipo anido d'ape, quindi sono tutti specchi esagonali, lasciando l'ottica è complicata ma non entro in dettaglio, quindi uno specchio di 40 metri vicino, questo è sul Cerro Armazones, che è vicino al VLT. Che cosa tirerà fuori? Aspettiamo, mancano 2 anni, doveva essere pronto 2 anni fa ma a causa Covid è stato prolungato, ma se andate sul sito cercate ELT, Extremi European Large Telescope, vedete tutto, mentre lo sta montando vedete tutto in diretta. Vabbè,
missioni spaziali ne abbiamo, andate a vedere Marte, ormai andate sul sito della NASA, lo vedete in diretta, ci sono le telecamere Mars, vedete, sembra, no, non è possibile, eh sì, lo vedete in diretta, rosso, eccetera. Missione Rosetta, siamo andati su una cometa per andare, non me lo ricordo mai, era il Marco che la diceva, la Churyumov Gerasimenko, siamo andati a prenderne un pezzettino e andati, tra l'altro è bellissimo il percorso che ha fatto, l'ha calcolato un italiano, eh. È stato un italiano che ha avuto la brillante idea di come andare là, è una roba da raccontare. Abbiamo l'ISS, se seguite il Davide eccetera, l'ISS spesso, almeno una volta ogni 40 giorni, ogni due mesi è visibile da casa. No, beh, rimane visibile settimane tutte le sere. Ma tutte le settimane. Sì, poi adesso, sì, adesso si vede solo la mattina. Ecco, sì. La mattina, però vedete, ogni 90 minuti fa un'orbita, quindi... Sì, però non è detto alla mattina non la vedi, vi parlo, no, di, no, sera. Vita, sera, vedete sto puntino quando ci mette qualche minuto a passare, ma lo vedete, quindi c'erano almeno due italiani, Luca Parmitano e la Samantha Cristofoletti, che non so, adesso sono degli americani, non so neanche più, eccetera, lì che gira 90 minuti, quindi fa un'orbita completa e là. Questa è l'altra grande scoperta. Importante dal punto di vista astronomico? Sì, perché la scoperta, l'ultima particella che ci ha dato, è l'ultima slide, l'ultima particella del sistema, del modello standard, che dà ragione della massa di tutte le altre particelle, per cui è una conferma del, okay, del sistema delle particelle, ma soprattutto è una conferma anche della teoria del Big Bang, eccetera, perché dà alcune informazioni. Basta, è finita, ci sono ancora due slide, ma sono una, se volete... divertitevi, è mio, per cui guardate il libro, ma lo trovate, Storia dell'astronomia, ok, se avete domande, 5.000 anni fa parlavano dell'etere che permea tutto, sì, adesso è l'energia oscura, materia oscura che permea, assolutamente, ci arriviamo vicini comunque. Assolutamente. L'etere, a caso, però, quindi... l'etere ne parlava già Aristotele, poi ha tirato, che lui lo chiamava etere, sì, l'etere poi ne parlava nell'Ottocento, finché Einstein è arrivato l'etere non esiste, però adesso abbiamo qualcos'altro, tanto è vero che abbiamo rivelato il movimento del sistema solare attraverso, non l'etere, perché l'etere giustamente non esiste, ma attraverso la CMB, la Cosmic Background Radiation, per cui nel movimento c'è una gradazione che si vede. Però tante cose che pensavano gli antichi poi li abbiamo riviste, eccetera, sì. Però, che ci siamo ancora, voglio vedere, tra mille anni. E mille anni, ragazzi, l'IMSS sarà in fallimento totale, ma che, sì, che cosa succederà fra mille anni? Ma no, sistema solare, la Terra c'è ancora, stiamo correndo tanto negli ultimi anni, ma la Terra ci sarà ancora, non è detto che ci siano gli abitanti della Terra, il sistema, la Terra va avanti senza problemi, anche della Terra che ci siano gli esseri umani o meno, io non può fregare di meno. Questi pensavano che ci fossero gli alieni, ci eravamo infatti. Gianluigi, non è proprio di Gianluigi, di archeoastronomia. Archeoastronomia, No, quella tomba. Sì. Esatto. Ma
quando l'ho costruita il sole è arrivato a quel punto, sì. oggi non è più. Il solstizio si è spostato di poco, si è spostato di poco. Perché hanno 5200 eccetera, anche parecchie tombe, tieni presente che per loro era circa un paio di diametri solari, e lì attorno ci hanno trovato parecchie tombe, sempre risaliti a orientate tutte nella stessa direzione. Quindi, mentre Stonehenge, per esempio, Stonehenge, sapete che c'è la cerimonia per cui vanno tutti a vedere il solstizio. Peccato che è orientato nel solstizio d'inverno, loro vanno al solstizio d'estate, no, dovete andare 6 mesi dopo. E Stonehenge è tutta una storia per cui parecchie cose di Stonehenge non sono esattamente corrette, per cui dice lo usavano per calcolare gli eclissi, no, lo usavano indubbiamente come direzione, la famosa pietra, pare che poi ce ne fossero due di pietre, la pietra del sole orientato al solstizio d'inverno per cui il sole nasceva lì, ma aveva un senso, ripeto, nel solstizio quello che succede eccolo qua un'altra cosa, se uno si mettesse lì e fa in un anno, questo l'hanno fatto in automatico in Italia, questo tra l'altro, il percorso del sole, quindi aspetta che adesso non la vedo più, eccolo qua. Quando è il punto più alto, questo è il percorso nel solstizio d'estate, il sole arriva qua. Man mano che passa il tempo, il percorso del sole arriva sempre più basso, e potete immaginare che 5-6 mila anni fa, tra l'altro, come vedete, est, no, si avvicina e dice no, arriva sempre più basso, fa freddo. Il sole scende, arriva sempre, se sparisce noi cosa facciamo? Per cui era un punto ovviamente sacro. Ho tentato qualche riferimento perché ci sono ancora delle tombe più antiche a Malta. Ci sono delle tombe megalitiche, c'è pochissimo però sulle tombe megalitiche di Malta, che pare anche loro siano più antiche delle piramidi. Però ho trovato poca roba in giro, per cui mi è venuta in mente questa. Il massimo della culminazione del sole è questo nel solstizio d'inverno. È chiaro che uno dice, no, se scende ancora un po', ragazzi, 5.000 anni fa, per cui adoriamo. Puntavano lì sperando che il sole poi ritornasse su, cosa che poi effettivamente faceva. Quindi bastava una volta ammazzare qualcuno per sacrificare, poi alla fine ha capito e cioè non è che però non era convinto, ma secondo me non era convinto, gli è andato bene, rifacciamolo anche quest'anno, rifacciamolo tutti gli anni che non si sa mai nel punto centrale, e qua avete l'equinozio. Secondo me è andata bene una volta. Ha visto che hai funzionato, per cui tutti gli anni dobbiamo farlo. Va bene. Quindi sì, lo facevano perché orientavano e erano bravi. Se tante
non so se c'eri quando c'era Cossard sul Val d'Aosta, tante costruzioni addirittura erano orientate con la posizione delle montagne, perché Val d'Aosta, la montagna, guarda che qua vedo il sole che tramonta dietro, per cui costruisco la tomba lì perché vedo che al solstizio cala lì. La famosa archeoastronomia, quindi l'archeologia. Non bisogna esagerare poi dall'altra parte, perché quello famoso delle piramidi, delle tre piramidi allineate, Peter Colosimo ci ha marciato, però no, anche perché certe volte ho questo, devo costruirne una, l'altra non è che la posso costruire di là che non c'è il posto, la costruisco lì di fianco, per cui l'allineamento delle piramidi non ci credo personalmente. Il fatto che le piramidi siano orientate con le facce diretto verso i punti cardinali, sì, perché aveva un motivo religioso, assolutamente. Anche se è facile, però, ma quello era più facile. Con le conoscenze nostre, adattare quello che hanno fatto ai nostri assolutamente desideri, quindi assolutamente. Su questo ci posso credere di più, perché è un fenomeno naturale. Sull'allineamento anche del fatto. Ma era facile, sai, per loro calcolare il nord, il sud e l'ovest era facile. Vedi dove non c'aveva la bussola, però avevano il sole. Quindi parte qua, lì, sì, a metà. Non avevano luci che disturbavano. Assolutamente. Sapevano, c'era di tutto tranne l'inquinamento luminoso. Per cui sai che sorge a destra e ad ovest tramonta, sei senz'altro che sicuro che questa direzione, quindi nord-sud, lo tiri fuori facilmente. Poi, ripeto, visto che la geometria proprio la costruivano, per lo facevano. Poi certe cose tirate per i capelli, sono d'accordo, certe altre no. Ripeto, Stonehenge è allineato, poi dice lo usavano per calcolare gli eclissi. No, non ci crederò mai, perché poi trovi delle buche che non avevano senso. Era talmente complicato il calcolo degli eclissi, non è una cosa facilissimo. Un eclisse di sole c'è quasi tutti gli anni, quasi. Predire dove? Nell'Ottocento l'hanno fatto, non prima. Hanno calcolato che ci fosse l'eclisse, come hanno calcolato il famoso Halley, ha calcolato la cometa. L'ha vista, la famosa, se andate a Padova alla Cappella degli Scrovegni, vedete la natività con la cometa, e quella è la cometa di Halley, semplicemente perché è passata in quel periodo. Giotto l'ha rappresentata. Halley, basandosi sui dati, dice no, c'è una cometa che adesso i dati non me li ricordo, i dati, è passata qua. Dopo 70 anni ne ho visto un altro, dopo 70 anni un altro. Ma non è che ha fatto i calcoli e dice per me è la stessa. Per cui ha predetto, ha fatto i calcoli, ha predetto che la cometa, che poi adesso chiamiamo cometa di Halley, sarebbe passata tra dicembre e gennaio del 1600 e non mi ricordo l'anno. È successo. A dicembre la cometa di Natale, a lei non l'ha vista perché è morto qualche mese prima, poveraccio, però è stato uno dei grossi trionfi dell'astronomia calcolata, la stessa cosa con cui hanno calcolato i pianeti. I primi li hanno visti, gli altri, uno l'hanno visto e l'altro dice no ragazzi, questo si muove in un modo strano, non secondo le leggi di Keplero eccetera, quindi se calcoliamo dovrebbe essere più avanti, più indietro, per cui hanno ipotizzato la presenza di un altro pianeta più esterno che influisse sull'orbita di Giove eccetera, di Saturno in particolare eccetera.
hanno fatto i calcoli e detto no, ci deve essere un pianeta, anzi non era Saturno, hanno riscoperto Urano. Il movimento di Urano l'hanno seguito per un po' di anni e dice non ci torna, dovrebbe essere più di qua, più di là. Ha detto per me Lovell, c'è qualche pianeta più esterno che perturba l'orbita. Fatti i calcoli a mano, nell'800 era quelli, adesso non so quanti mesi, a calcoli, per cui dice ci deve essere un pianeta lì. L'hanno puntato e gli inglesi non ci hanno creduto, per cui no, ci hanno creduto i francesi, l'hanno puntato e hanno trovato il pianeta Nettuno. Stessa cosa con Plutone, e poi Plutone, vabbè, non è più un pianeta. E adesso lo interrompo, perché se no... No, no, adesso per me è finita. Queste erano le domande, qui eravamo... Le domande le facciamo a quelli di prossimo. Le domande le mandiamo a mercoledì prossimo, se vogliamo fare le domande a Gianluigi.